mamma mia, l'ho preso in pieno, regà. L'ho preso in pieno, bellissima sta cosa. Bella ragazzi, qui Willy J, ben ritrovati nel mio canale in questo nuovo video. Oggi siamo qua ragazzi, ritornati su GTA 5 online con le gare stand, questa volta numero 13. Come vedete siamo con i furgoncini dei clown, spettacolo, perfetto. Siamo in un bel po' di giocatori, iniziamo immediatamente. E mamma mia ragazzi, mi raccomando, superiamo assolutamente i 40 like. Cioè siamo a bordo dei camioncini dei clown qua, guardate il clacson, che ridicolo che è. E poi ragazzi, veramente assurdo, superiamo un bordello di like, raggiungiamo assolutamente i 40 like. Intanto non so perché, facendo quel maledetto backflip, è finito un po' così. L'auto, qua il veicolo, che cavolo è, un cavolo del furgone maledetto, si è ribaltato in una maniera veramente vergognosa. Comunque sia, mi raccomando, inoltre fatevi sentire qua sotto nei commenti scrivendo una qualsiasi cosa. Io però direi di lanciare un hashtag riequilibria sto cavolo de... Mamma mia i trick, raga! Cioè raga, assolutamente 40 like li dobbiamo superare per quel trick incredibile, cavolo. Comunque sì, stavo dicendo, a questo punto lanciamo un hashtag riguardante a questi cavolo di furgoncini, intanto lì si spingono, e scriviamo hashtag trick con i clown. Dai raga, ci sta, trick con i clown. E mamma mia raga, che casino assurdo, che diavolo di casino assurdo. Però dai, è una gara veramente... Scendiamo raga, dobbiamo recuperare assolutamente al primo che li dà avanti. Comunque sia dai, una gara parecchio bella dai, nonostante sia nella sua semplicità. Non mi dire che volo fuori o volo troppo oltre, perché in quel caso mi incavolo. Rimani fermo camion, mamma mia raga, è ingestibile la situazione di sto schi... Ecco, lo sapevo io, no? Ah raga, se sto coso andava dritto a quella velocità, a quello lì, lo superavamo in una maniera assurda. Invece adesso ci facciamo anche superare, perché ci siamo schiantati su quella merda di cosino lì. Gira con calma, va. E raga, ormai il primo non si recupera più, almeno che non va qualche cavolata assurda, cosa che potrebbe accadere, perché lì davanti vedo chissà che cavolo sto vedendo lì davanti. Guarda te, una rampa con 30.000 turbo. Quindi si asprevede. Fermati che ho visto una zona stretta. Mamma mia raga, come cazzo ho fatto a rimanere su, non lo so. Ho visto che c'era il punto stretto, ho rallentato e però magicamente sono riuscito a rimanere dentro la linea. E qui sono andato fuori ovviamente. Ok ragazzi, abbiamo completato questa cavolo de cosa qua, incredibile. Mi è venuto uno stranutto incredibile, perché ovviamente c'ho il raffreddore, quindi ottimo. E praticamente ho fatto lo spirale stranutendo, non so neanche se vi metterò quella parte. Qui sono andato di sotto, ma probabilmente ve la metterò, perché ho fatto tutto sto spirale qua e sono anche salito su praticamente stranutendo, ed è qualcosa di epico. Quindi 40 like per lo stranuto ACAB, ce la facciamo adesso, che ho perso un bordello di posizioni. E vabbè raga, eravamo secondi, per colpa dello stranutto siamo arrivati in sesta posizione. E vabbè ragazzi, è stata veramente una bellissima gara, molto particolare con i furgoncini dei clown. Quindi ci vediamo nella prossima gara. Ed eccoci qua ragazzi con la seconda gara di oggi. Come vedete siamo con i trattori, veramente qualcosa di assurdo. Per avviare sta gara ci ho messo tipo un anno, però vabbè, perché ovviamente GTA ha i suoi bug. È perfetto, con i trattori andiamo avanti. Ho messo due giri di questa gara, perché praticamente c'era scritto che era lunga 2,5 km. Quindi ho detto 2,5 km. Mamma mia, cioè la gente spinge, ci arrivo per miracolo nei tubi. Che cazzo è? No! Merda, raga, mi devo mettere sulle ruote, perché qua continuo a rotolare così a cazzo di cane. Vai, 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 ok, mi sono rimesso in piedi. Comunque se stavo dicendo, la gara era abbastanza corta e quindi ho detto due giri vanno più che bene. Ma il wall ride con i trattori non va bene. Comunque sì, raga, mi raccomando, superiamo assolutamente i 40 like. Cioè, oggi vi sto portando gare veramente assurde. Intanto là la gente si insulta nei messaggi e ovviamente la gente, in base a quel che dice, mi tocca censurarlo, cavolo. Però dettagli, che cazzo è? C'è un aereo? Perché c'è un aereo? Raga, ma cosa sta succedendo? C'è una palla che vola, una palla da calcio, aerei, paleoliche. Va bene, GTA non è normale. Una freccia mi dice
di andare indietro. Quindi vado dietro. Vai dietro, vai dietro. Ok, siamo caduti. Perfetto. Ci sono delle pale. Pale e palle, raga. Pale e palle, tutte e due insieme. Aspetta, no, 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 via, via. Levati, levati. No, no, no. Dai. Oh, che cazzo ce l'ho fatta? Non lo so, raga. Dov'è il checkpoint? Dove cavolo è? Io sono terzo. Andando con sto turbo è qualcosa di assurdo. Cioè, ma... ma dov'è il check? L'ho preso, non l'ho preso, non lo so. Comunque sia, raga, non so come diavolo sono passato da in... là in mezzo a tutte quelle pale, così al primo tentativo. Perché seriamente non ho capito assolutamente nulla. Sono passato praticamente grazie alle palle che mi hanno un po' spinto e la gente anche che spingeva, e quindi sono riuscito ad uscire fuori. Però raga, è qualcosa di epico. I trattori con il turbo vanno un botto, vanno. E poi raga, forse è finito qua addirittura già il primo giro. Comunque sia, è una gara moddata. L'ho capito solamente ora. E secondo giro. L'ho capito solamente ora che è moddata, cavolo. Ma vedi gli aerei là, vedi le pale eoliche. È normale che è moddata. Dai, atterra bene stavolta, magari senza capovolgerci, perché poco fa abbiamo fatto mezz'ora di rotolate. E adesso abbiamo nuovamente il wall ride. E spero che... dai, 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 fallo al primo. Oh, là, perfetto. E sorpasso in volo, perché... vabbè, non era proprio in volo, perché quello era giù. Secondo, dai, 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 che ce la possiamo fare. La prima è vicino. Però sto bastardo spinge, raga. E qua c'è l'aereo, ma mamma mia, raga, sta parte con l'aereo mi piace troppo. Guardate come cavolo mi schiaccia lì, maledetto. Dai, dai, a terra, girati, vai, 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 vai. Andiamo dentro, raga, quello si butta in retro, ma io mi butto così, perché così faccio più veloce. Dai, 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 dai. No, 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 no. Ho preso le pale, raga, ho preso le pale, ho preso le pale. E di conseguenza, visto che ho preso le pale, mi hanno preso anche le palle. Mamma mia, raga, è un casino uscire fuori. Ma con i trick io esco. E vabbè, raga, ho perso una posizione, cavolo. Guardalo come... boom! Mamma mia, l'ho preso in pieno, raga. L'ho preso in pieno, bellissima sta cosa. No, raga, troppo bello, ci sono atterrato sopra. Ah, raga, se lo supero... incredibilmente la posizione diventa nostra. Quindi dai, 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 che ce la possiamo fare prima del traguardo. Dai, dai, vai, 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 vai. Mamma mia, non mi spingere. Mamma mia, ragazzi, terza posizione, gradino del podio, incredibile, lottato alla fine. Mamma mia, raga, come cazzo ho fatto, non lo so. Però veramente gara bellissima con i trattori. Mai fatta una gara stand con i trattori. Quindi adesso ne andremo a fare immediatamente un'altra. Ed eccoci qua, ragazzi, con la terza ed ultima gara di oggi. Questa volta con le super, perché visto che le altre due gare sono state con veicoli veramente assurdi. Il primo, il furgoncino dei clown, alla seconda gara con i trattori. E adesso si ritorna un po' sulle quattro ruote standard. Quindi ci mettiamo su un veicolo veramente velocissimo. E stiamo parlando della T20. Quindi perfetto, regà. Il contatore ovviamente mi dice che sono in decima posizione, ma semplicemente perché... va bene, va bene, va bene, potevo andare fuori. Frena, mamma mia, tutti che sono partiti via lì, Qui siamo, dove siamo? Dovremmo essere nella zona del canyon, si chiama proprio così. Dove c'è praticamente tutta quella zona vicino al Monte Chiliad. Infatti se guardo dietro ci dovrebbe essere il Monte Chiliad. Qui ci dovrebbe essere Forzancudo, infatti eccolo lì. E dietro abbiamo il Monte Chiliad, come vedete. Perfetto, atterriamo. Comunque sia, purtroppo è senza collisioni questa gara. E mi dispiace veramente parecchio. Comunque sia, questa gara dovrebbe essere tutta così, quindi veramente bellissimo, cavolo. Tutto così in volo, si continua a volare all'infinito. E ovviamente la mia auto atterra male, ma mi sembra anche ovvio, no? Atterra, ma guarda, anche quello, perfetto, tutti. E allora, per fortuna, non è solo la mia auto, perché se era solo la mia auto, la vendevo, cavolo, non è possibile. Qui mi sembra, cioè mi sembra... e infatti, guarda, io lo sapevo, Lo sapevo, raga, che dovevo essere trollato. Mica ci metto l'arte io ormai a capire quando mi devono trollare o meno. Così, a caso, prende e mi trollano. Poi, il nome dice... Sprank Wallride. Ma io finora non ho visto né Wallride... e né nulla a tema Sprank. Solo questi cartelloni qua. Vabbè, ovviamente qui abbiamo tutta sta
pista qua fatta di verde, quindi ricorda molto la Strang. E forse qui abbiamo il wall ride. Eccolo qua, raga, eccolo qua, mamma mia, ho detto accolo, cos'è accolo? Ok, abbiamo un bel po' di birilli e si inizia, comunque sia, dai, non dovrebbe essere difficile, però ovviamente sì. La mia auto deve fare le classiche cavolate, quindi sbanda così a caso, a prescindere, comunque sia, sì, è semplice, dai, io non so come diavolo ho fatto lì a sbagliare, ma è di una facilità incredibile. Infatti adesso la prima posizione sarà andata... Io, raga, non ho parole, non parlo, cioè ho preso la guida, invece di guidarmi mi ha distrutto completamente. Io non ho parole, raga, io ho detto vabbè, sbatto nella guida, tanto sti cazzi, devo farmi qua sicuramente lo spirale verso l'alto, la guida mi aiuta, invece no, comunque sì, siamo in quinta posizione, dai. Quindi abbiamo ancora una piccola possibilità di recuperare, chi lo sa. E poi, raga, noi ci proviamo, vediamo un attimo dove stanno gli avversari. Ma credo abbiano, ecco, infatti qua c'è il secondo giro, quindi loro sono assolutamente lì davanti, li vedo. E raga, mi sa che la prima posizione non la recuperiamo neanche il gradino del podio, Massimo, possiamo recuperare la quarta posizione, forse, se succede qualche cavolata, ma la vedo difficile perché loro già stanno a Forzangudo, quindi ok, adesso c'è la mega salita che ci sparerà verso Forzangudo, quindi iniziamo a prendere la mega velocità, pezzo di tubo, e si vola via, raga, e si vola via. Guardate, a me mi piace un botto così, c'è che voli, è bellissimo. Adesso, raga, qui c'è il mega volo incredibile, però il problema è che la mia auto potrebbe atterrare male. Io provo a fare qualche backflip, qualcosa di strano, però devo ricordarmi di tenere l'auto, perché io il controllo dell'auto dove ce l'ho? Però dai, nonostante ciò è finita bene, dai, siamo in quinta ancora, qua forse c'è il quarto. Sai che non lo so, potrebbe essere che il quarto, raga, non lo so. Io provo a fare tutto alla massima velocità senza sbagliare nulla. Ecco, ho preso il muro, vabbè, dai. E vabbè, raga, lì ho rischiato, ho fatto tutto così, ho preso la curva strettissima. E ovviamente chi l'aveva visto che c'era il cartello nascosto dietro. Comunque sia, siamo nuovamente nel wall ride. Ed è cambiata la prima posizione, è ricambiata, quindi mi sa che stanno avendo problemi a fare il wall ride. Primo, terzo, mamma mia, raga. Mamma mia, raga, potrebbe essere il grande recupero. Potrebbe essere il grande recupero, io non ne sono sicuro, ma cercherò di non sbagliare. Raga, se la guida me lancia fuori, giuro che mi incavolo e non poco. Terzo, raga, sembra essere ufficiale. Terza posizione nostra. Seconda. Mamma mia, seconda, non ci credo. Ma che recupero ho fatto, seconda posizione, ci rendiamo conto? E poi, raga, qua c'è il traguardo, il primo appena concluso. Potevamo addirittura concludere in prima, cioè ci rendiamo conto, vabbè, assurdo. Quindi, ragazzi, che dirvi? Fatemi sapere se il video vi è piaciuto lasciando un bel like. Inoltre, fatemi sapere quale di queste tre gare vi è piaciuta di più. A me è piaciuta di più assolutamente quella con i trattori. Mi raccomando, superiamo assolutamente i 40 like. E inoltre, fatevi sentire qua sotto nei commenti scrivendo una qualsiasi cosa. E condividete il video come dei matti con i vostri amici. Quindi, se volete passare dalla pagina di Facebook e dal profilo Instagram, trovate il link qua sotto in descrizione. Iscrivetevi al canale per nuovi video. Qua da Vlog è tutto. Bella, raga! Farvi vedere il viaggio non ha assolutamente senso.